Gli omicidi nel Medioevo. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. L'Università di Cambridge ha recentemente sviluppato una mappa interattiva che traccia i luoghi e i dettagli degli omicidi a Londra tra il 1300 e il 1340. Utilizzando i resoconti dei medici dell'epoca, i ricercatori hanno creato un prezioso lavoro di ricostruzione storico-geografica che offre una visione dettagliata dei punti caldi del crimine nella capitale britannica. All'interno di questa mappa sono marcati tutti i luoghi in cui sono stati trovati i cadaveri, con una descrizione completa dei dati disponibili. Agli storici, inclusi quando possibile i nomi degli assassini o le cause della morte, le armi utilizzate e le date degli eventi. In alcuni casi, la mappa fornisce anche spiegazioni sulle motivazioni degli omicidi. Le informazioni per la realizzazione di questa mappa provengono dai rotoli dei coroner, ossia i rapporti dei medici legali risalenti ai primi 40 anni del XIV secolo. Questi documenti sono stati esaminati e interpretati dal professor Manuel Eisner, direttore del Violence Research Center di Cambridge. Eisner sostiene che la maggior parte di questi omicidi non fosse premeditata, ma piuttosto frutto del caso, simile alla situazione nelle società moderne. È interessante notare che la zona vicino al mercato di Leadenhall registra il più alto numero di omicidi nell'epoca considerata. Ma quanti omicidi avvenivano effettivamente durante questo periodo? I rotoli dei coroner rimasti registrano 142 casi di omicidio all'interno dei confini della City di Londra. Il numero oscillava annualmente tra i 13 e i 22 casi, con una media di 16 casi all'anno. Ma sarebbe corretto definire la Londra medievale come un luogo particolarmente violento? Per valutare questo dato è necessario tener conto del numero di abitanti dell'epoca, stimati tra 40.000 e 100.000. Con una stima media di 80.000 abitanti, si ottiene un tasso di omicidi di circa 20 per 100.000 abitanti all'anno. Pur essendo significativamente superiore rispetto alle città di dimensioni simili nel Regno Unito odierno, questo tasso è inferiore rispetto alle città moderne più violente del mondo. D'altro canto, è importante considerare che i confronti diretti con l'attualità possono essere fuorvianti, data la differenza nei progressi tecnologici e nelle pratiche mediche. Se da un lato oggi è più facile commettere omicidi grazie alle armi da fuoco, dall'altro le possibilità di sopravvivenza sono notevolmente migliorate rispetto al Medioevo. Per quanto riguarda il periodo e il momento della settimana in cui avvenivano gli omicidi, emerge che nelle campagne l'attività omicida seguiva il ritmo delle attività agricole, con picchi durante i mesi estivi. A Londra, invece, non si osserva una correlazione significativa con le stagioni, suggerendo che il ritmo della vita urbana fosse più indipendente dalle attività rurali. Tuttavia, durante il fine settimana c'era un aumento del rischio di omicidi, con un terzo dei casi totali registrati di domenica. Il lunedì risultava essere il secondo giorno più pericoloso, forse a causa degli eventi sociali del giorno precedente, come il consumo di alcol o il gioco d'azzardo, che mettevano in pericolo la sicurezza delle persone. Gli omicidi avvenivano principalmente durante le ore serali, con il 76,8% dei casi registrati tra le 17 e le 22. Per quanto riguarda le armi utilizzate, la maggior parte degli omicidi era il risultato di risse, con il 68% dei casi commessi con coltelli e spade di varie lunghezze. Queste armi, oggi considerate bianche, erano all'epoca equiparate alle armi da fuoco attuali. Oltre ai coltelli e alle spade, il 19% degli omicidi veniva commesso con uno strumento chiamato staff, un bastone alto con una punta di ferro all'estremità. Di notevole interesse è l'analisi del periodo trascorso tra l'aggressione e il momento del decesso delle vittime. Nella società contemporanea, la maggior parte delle persone che sopravvive all'aggressione iniziale
viene trasportata in un pronto soccorso, dove le cure mediche aumentano notevolmente le loro probabilità di sopravvivenza. Durante il Medioevo la morte sopraggiungeva spesso dopo ore, giorni o addirittura settimane di sofferenza. Nel campione considerato, circa un terzo delle vittime moriva immediatamente, mentre un altro 15% periva entro le prime 6 ore circa. In modo drammatico, oltre il 18% delle vittime sopravviveva per una settimana o più, per poi morire a causa di infezioni, lesioni interne o emorragie conseguenti al trauma iniziale. Come nella società contemporanea, anche durante il Medioevo gli omicidi erano principalmente opera degli uomini. Dai coroner's rolls emerge che su un totale di 238 principali sospettati e complici, il 92% erano uomini e l'8% donne. In 4 casi, una donna è stata identificata come unica sospettata. Ad esempio, in un caso, una donna ha picchiato a morte un ragazzo dopo aver rubato una piccola quantità di lana, mentre in un altro caso, Agnes, una prostituta, ha litigato con Lucy, una donna incinta, colpendola allo stomaco. Un terzo caso riguardava una mendicante di nome Nicola di Cardiff, che ha annegato il proprio bambino di 3 mesi in un fosso vicino alla Torre di Londra. Infine, Isabella Heron ha litigato con il suo amante William Misone, un pescivendolo, che ha ucciso con un coltello. La violenza era perpetrata da individui di tutte le classi sociali nella Londra medievale. Su 88 casi, l'impiegato ha annotato l'occupazione o il background sociale dei principali sospettati. 5 dei principali sospettati appartenevano alla classe più alta della popolazione e includevano un cavaliere, un ciambellano, 2 scudieri e un ricco mercante. Ad esempio, nell'ottobre del 1321, Thomas Atchurch, conte di Arundel, investì con il suo cavallo una donna e un bambino che attraversavano Thames Street, uccidendo il facchino che lo aveva avvertito di andare con più cautela. Tra i mestieri della gente comune si riscontrano diverse informazioni utili per comprendere chi commettesse più frequentemente omicidi: orafi, fornai, sarti, pescivendoli, birrai, carpentieri, ciabattini, avannottieri e pellai sono tra i mestieri associati a omicidi. Tuttavia, vi sono anche casi in cui servi agivano forse sotto la volontà del loro padrone. Curiosamente, a differenza delle statistiche contemporanee, solo in 3 casi si ricordano assassini appartenenti alle classi più basse della società medievale di Londra: un mendicante, un borseggiatore e una prostituta. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.